Mio nonno buonanima, altra generazione, la persona più importante della mia vita, ricordo che mi diceva da bambino: figliolo, se mai un giorno ti sposerai, ricorda, devi fare solo una cosa: mentire. Sempre, spudoratamente, quando sbagli, ma anche quando fai bene, devi mentire anche in punto di morte. Tutto quello che hai visto, fatto, detto, sentito, te lo devi trascinare nella tomba. Ricorda, il tuo nome non sarà più Antonio Ornano, il tuo nome sarà Giulio Andreotti. E aveva ragione mio nonno, aveva ragione mio nonno. Cioè, non c'è nulla, nulla, nulla di più proficuo nella vita di un essere umano che mentire. Noi mentiamo per qualsiasi cosa, mentiamo per consolidare il nostro rapporto di coppia, mentiamo per consolidare il nostro ruolo all'interno di questa società che ci vuole sempre vincenti, performanti. Avete presente quei giovani maschi di successo che il lunedì mattina alle 6 antimeridiane scrivono su Facebook: corsetta fatta, già docciato, subito operativo in ufficio, buongiorno mondo. Buongiorno mondo, ma bisogna che te ne vai a fanculo. Ma con la rincorsa te lo do io il buongiorno mondo. Io ti rinchiudo in un cantiere di demolizione navale del Bangladesh a scartavetrare la ruggine dalla prua di una petroliera lituana. Voglio vedere se lunedì mattina sei così operativo in ufficio. Io sarò anche agnostico, però io non ci credo che uno il lunedì mattina sia felice di andare a correre all'alba in mezzo alle macchine idropulitrici delle strade, che per carità, se io fossi uno che per lavoro le guida le macchine idropulitrici e vedessi uno che all'alba corre e mi sorride felice, io per solidarietà gli passo sopra con le spazzole, ok? Faccio anche marcia indietro. Anche voi donne mentite, eh? Voi donne siete meravigliose, siete più raffinate rispetto a noi uomini. Io ad esempio adoro le donne che mentono e che sono reduci da travagliate storie sentimentali, no? Quelle che anche loro magari vanno su Instagram, tipo te, ti vedo. Vai su Instagram, c'è il tipo che mette quelle foto, sono stilizzate, di innamorate al tramonto, che guardano l'orizzonte sul bagnasciuga, magari corredate da quei memorabili aforismi di Fabio Volo: che Dio ti abbia in gloria, grande Fabio. Più bello di tutti è questo, segnatevelo, segnatevelo. Adoro le labbra perché non si toccano quando dicono ti odio, ma si uniscono quando dicono ti amo. Porca puttana, cioè pelle d'oca, hai capito? Che poi tradotto significa io, donna profondamente delusa dall'amore, utilizzo volontariamente queste patetiche metafore letterarie per dissimulare al mondo intero la mia straordinaria voglia matta di prendere una carriolata di piselli che levati. E non ci sarebbe nulla di male se voi lo poteste spiattellare i 420, solo che non lo potete fare voi donne, perché questa società vi impone delle convenzioni, ok, che ve le impediscono. Ed è per questo che noi continuiamo a mentire. Mentiamo talmente tanto, ok, che addirittura non ci rendiamo neanche conto che le nostre menzogne sono intuitive. Vi faccio un esempio: a me piace tantissimo, quando magari sono in famiglia con mia moglie e i bambini, andarmi a fare delle passeggiate se sono delle belle giornate a Genova. Io vivo lì e può capitare che quando sono in giro con la mia famiglia e i miei bambini sul lungomare di Corso Italia, io possa magari incrociare un pregevolissimo esemplare di ragazza in leggings bianche e perizoma nero che sta facendo jogging. Ora, un giovane maschio come te, ancora molto ingenuo, potrebbe pensare: forse se il Signore Onnipotente ci ha concesso la vista è proprio per contemplare la sodezza di quei glutei che stanno facendo jogging. Ma un maschio come me e Vincenzo Albano, profondamente segnato dalla lotta per la sopravvivenza, quando vede una ragazza in leggings bianche e perizoma nero che fa jogging, che cosa fa? Distoglie immediatamente lo sguardo, perché anche lui sa benissimo che Crostatina ti sta monitorando con un occhio, come una gallina con la visione periferica, perché con l'altro guarda te, ok? Guarda le tue reazioni e non vede l'ora di azzannarti alla gola come una tigre coi denti a sciabola. Però attenzione, mia moglie non se ne sta che io distolga semplicemente lo sguardo, no? Lei è più astuta di una mangusta africana, ok? È abituata a mangiare i cobra per la testa. Anche lei mi fa la domanda trabocchetto. Di solito lascia sfilare la ragazza in leggings bianchi per il zoma nero, io sono alle sue spalle e la segue per un paio di passi, poi all'improvviso si ferma, pausa teatrale di 3 secondi. L'hai vista? E io gli rispondo: cosa? Non chi, cosa? Perché il cosa è generico. È generico. È innocuo, è assessuato il cosa.
che cosa? Una mongolfiera, una yogurteria, una gazzaladra, capisci? Se rispondi chi? Beh, se rispondi chi? Ti puzza veramente la vita, capisci? Se rispondi chi? Ti intercetta immediatamente la menzogna. È come entrare con un biplano motore della seconda guerra mondiale dentro una perturbazione monsonica di cazzi da pelare che neanche nelle Filippine. Grazie.